È una vera strage di due ruote quella alla quale stiamo assistendo e che si sta consumando sulle strade di casa nostra in questa stagione. Oggi un centauro ventenne di Lucrezia, dopo essere stato stabilizzato dai soccorritori del 118, è stato trasportato in eliambulanza atterrata in un campo vicino alla Flaminia in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, dove è stato ricoverato nel reparto di ortopedia e traumatologia. Il centauro, a bordo della sua moto sportiva di grossa cilindrata, è stato coinvolto in un pauroso schianto lungo la statale 3, nel tratto che attraversa Calcinelli. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Colli al Metauro, ma dai primi rilievi alle 17 di oggi, il ventenne a bordo della sua moto, mentre stava rientrando dal lavoro ed era diretto verso Lucrezia, un furgoncino di una ditta di laterizi, poco distante da lì, che proveniva da Fano, ha svoltato a sinistra, in un parcheggio. L'impatto con la moto è stato devastante e violentissimo, tanto che il furgoncino è ruotato di 360 gradi e ha divelto un palo di sostegno di un'insegna. La moto, poi impazzita, ha terminato la sua corsa incastrandosi tra un SUV che proveniva sempre da Fano ed il muretto di recinzione in cemento di un'abitazione dall'altra parte della carreggiata, riducendosi ad un ammasso irriconoscibile di metallo contorto con benzina e liquidi che uscivano sull'asfalto. Il centauro, sbalzato dalla sella, ha fatto un volo di oltre 50 metri lungo la carreggiata, andando a sbattere poi, con violenza, contro un altro autocarro cassonato di un'impresa edile che era in transito sulla Flaminia. Una carambola di mezzi e sfortunato motociclista paurosa. Lo scenario, che si è presentato alla polizia locale dai carabinieri arrivati sul posto, è stato scioccante. Pezzi di moto e lamiere ovunque, sparse in un raggio di oltre 70 metri ed il corpo riverso a terra del motociclista sotto l'autocarro immobile. Fortunatamente però il ventenne sembrerebbe, nonostante i gravi traumi subiti, essere sempre stato cosciente e collaborativo, ma al momento il suo stato di salute non si conosce. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri, mentre il traffico, che ha subito da talora inevitabili rallentamenti e code, è stato regolamentato da una pattuglia della Polizia Municipale.